cominciano le solenni festività in onore di Sant'Antonio. Qual è il valore di questo santo per la comunità? Noi ci troviamo nella chiesa di Sant'Antonio, che è situata dove? Ecco, la zona della spiaggia dei pescatori, detta anche la Mandra, che in passato era costituita proprio da pescatori. Oggi purtroppo i pescatori non ce ne stanno più, si è rimasto qualcuno. E allora vogliamo mantenere questa tradizione, che è il santo tanto amato dai pescatori. Se vedete anche sotto il libro, che allora non ce lo metteremo dopo, ci sono i pesci, ed è forte questo legame con il mare e la pesca, e questo è uno dei motivi per cui ci ha portati a fare l'inizio della tredicina in onore di Sant'Antonio, questa piccola processione via mare. Quindi faremo l'imbarco, sarà a Molo Miramare, gireremo per il pontile aragonese, ci fermeremo proprio qui davanti alla chiesa via mare per la benedizione del mare, i lidi che iniziano, ecco, l'estate, e poi sbarcheremo al molo della baia del vecchio carcere per poi rientrare. Ma prima di tutto questo, ecco, ci sarà la vestizione, un rito suggestivo particolare, cioè Sant'Antonio, come vedete, è rivestito solo del saio, poi verrà rivestito delle vesti sacerdotali, cioè la cotta e la stola, che ogni anno cambieremo e che viene offerta da alcuni devoti del santo. Ecco, Sant'Antonio era sacerdote ed è stato anche il dottore evangelico per la sua grande erudizione della Sacra Scrittura. Allora oggi noi iniziamo questi momenti solenni della tredicina proprio con l'introduzione verso, ecco, la zona, il santo che va incontro a questa zona che è tanta amata, e poi dopo ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro ministro provinciale padre Carlo D'Amodio, e certamente poi verranno altri momenti durante la tredicina. Ecco, ci sarà l'incontro con alcune comunità parrocchiali, lunedì ci sarà la comunità di Sant'Antonio Abate, poi ci sarà, ecco, la parrocchia Santa Maria Assunta, e poi, ecco, la parrocchia anche del Buon Pastore. Avremo anche venerdì sera un bel momento a cui parteciperanno tutta la gente di mare. C'è, ecco, la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, alcuni pescatori, l'Associazione dei Marinai, e cercheremo di far capire bene il rapporto che c'è tra Sant'Antonio e il mare, proprio con la gente di mare. Avremo anche la presenza dell'Unitalsi. Il sabato sera amministreremo il sacramento dell'unzione degli infermi con alcuni ammalati. Ecco, non dimentichiamo, Sant'Antonio è anche il santo dei miracoli, quanti miracoli che ha compiuto nella sua vita, e l'affidamento poi degli ammalati a Sant'Antonio. L'11 di giugno, che è l'ultimo martedì di Sant'Antonio, avremo la gioia di avere in mezzo a noi il nostro vescovo Monsignor Carlo Villano, che presiderà l'Eucaristia e concluderà questi 13 martedì, e dopo un momento anche ancora bello suggestivo, il transito di Sant'Antonio, cioè la sua morte. Sapete, Sant'Antonio non muore a Padova, lui abitava su un noce in una cittadina vicino Padova che era Campo San Piero, e lui sentiva venire un po' la sua ora e volle che i frati lo portassero a Padova, ma non ci riuscì. Purtroppo morì a Larcella, una frazione vicino Padova, era trainato, ecco, da un carro di buoi, e lì morì. E noi vogliamo rivivere questo momento del transito di Sant'Antonio proprio la sera dell'ultimo martedì di Sant'Antonio, molto bello. Beh, poi il giorno 13 sono le messe tutte le mattine, e la sera la processione con Sant'Antonio, ma anche l'immagine della Madonna del Fuoco. Termineremo con la messa alla spiaggia dei pescatori, e poi ci sarà un momento di festa e un piccolo spettacolo pirotecnico a mare, che tanto i turisti attendono, perché anche quello è un bello scenario lì, soprattutto fatto sul mare. Sant'Antonio è il grande santo, uomo di fede, innamorato del Vangelo, difensore dei poveri, è un santo anche attuale, perché ci insegna come abbracciare la persona di Cristo negli ultimi. Oggi si procederà alla vestizione del santo, poi ad una processione via mare, anche questo ha un valore. Sì, sono la bellezza del luogo, del creato, e di cogliere l'attualità della connessione dell'uomo con tutte le creature che ci circonda, e perciò dell'importanza di poter sempre difendere, promuovere, rispettare, valorizzare questi beni. Il santo viene portato sul mare perché è anche protettore degli uomini di mare.
Sì, sì. Sappiamo che cosa significa per questa terra il mare. E allora per tutti coloro che ci lavorano, per tutti quelli che traggono giustamente insomma, il pane quotidiano e perché no anche tanti guadagni che è possibile proprio attraverso il mare, sia sempre insomma, come dire, necessaria questa protezione per tutti coloro che vivono del mare. Una volta tornati si celebrerà la Santa Messa. Che cosa dirà a chi è nella chiesa? Bene, oggi è molto semplice perché è la solennità del Corpus Domini. Noi sappiamo per noi francescani quanto importante sia il corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo per quello che era l'attenzione, il valore, la riverenza che Francesco aveva verso questa presenza insomma, di Cristo. E anche per Sant'Antonio è famoso per tanti miracoli eucaristici. Diciamo che entrambi i santi, ma soprattutto Sant'Antonio, ci invita ad essere uomini eucaristici, uomini che sappiano rendere grazie per tanti doni, per tanto bene che riceviamo. Nell'omelia verranno ricordati i miracoli di questo santo. Sì, sono famosi quello della mula, dove un eretico sfida Sant'Antonio nel riconoscere la presenza vera di Cristo nell'Eucaristia. Una mula che non viene fatta mangiare da diversi giorni e di fronte al mangiare, dopo tanti giorni, Sant'Antonio, se la mula si fosse piegata a mangiare, oppure insomma la riverenza all'Eucaristia. E Sant'Antonio usa delle parole dove invita l'asino ad avere riverenza verso il corpo del Signore. Tant'è vero che in alcuni due sermoni, in altri sermoni, discorsi di Sant'Antonio, invita proprio ad avere questa riverenza. Se nutrissi dell'Eucaristia ogni giorno o meno. E dice Sant'Antonio, non è tanto la frequenza quanto la disposizione. E le parole che usa nei confronti dell'asino è la stessa che userà nei confronti di tutti gli uomini, di avere riverenza e rispetto verso il dono della persona di Gesù. C'è anche un altro miracolo dove Sant'Antonio, impegnato nei lavori del pavimento, nel pulire i pavimenti, non poteva partecipare all'Eucaristia. E lui al momento della consacrazione si ferma e la sua preghiera, un po' come avviene anche per Santa Chiara d'Assisi, la sua preghiera permette insomma di vedere, cioè al di là dei muri, di vedere cosa avviene durante il sacrificio e la celebrazione della Santa Messa e riesce a vedere l'ostia.
Spirito Santo. In principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Adesso benediremo il mare e tutti i lidi perché possano avere una buona estate, che Sant'Antonio sempre li guidi, li assista e li protegga sempre. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno solcato le vie del mare. Per tua grazia, Signore, i nostri padri ci trasmisero i segreti del navigare, ci hanno insegnato a vedere nell'immensità delle acque le orme della tua presenza. Nei giorni di bonaccia e di tempesta tu hai confortato la solitudine degli uomini del mare, hai sostenuto il loro sforzo laborioso e tenace e li hai guidati ad un approdo sicuro. Noi ti preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, infondi in tutte le creature il tuo santo timore, perché sia preservato da ogni inquinamento questo scenario di bellezza e questa sorgente di energia e di vita. Sii tu, o Padre, la guida sicura che traccia la nostra rotta in mezzo ai frutti dell'esistenza terrena. Veglia sulle famiglie dei pescatori e dei marinai. Copri con la tua protezione le barche che galleggiano sulle acque e le dimore della terraferma. Ogni imbarcazione che attraversa i mari porti al mondo un messaggio di fratellanza per un avvenire di giustizia e di pace. Interceda per noi la Vergine Maria, Stella del Mare, Sant'Antonio e tutti i santi i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita. Risplenda il tuo volto, Padre, su coloro che sono morti in mare. La tua benedizione ci accompagni tutti nell'itinerario del tempo verso il porto dell'eterna quiete. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di Sant'Antonio vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo. Viva Sant'Antonio! Cielo da mare vincula, membra resque perditas, ed un tentacipium, io vene sette cani, ora pro nobis beati Antoni. Oremus ecclesiam tuam Deus, beati Antoni, confessoris fui, atque doctoris de pregatio votiva letifice, ut spiritualibus ember muniator auxilis, et gaudis per fruimereator eternis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per intercessione di Sant'Antonio, vi benedica Dio potente, Padre e Spirito Santo. E viva Sant'Antonio! Procediamo.